Buongiorno, siamo nel laboratorio di allegatoria e restauro dell'Archivio di Stato di Modena e io mi presento, sono Maria Antonietta Labellarte, la restauratrice del laboratorio. Adesso vi faccio vedere l'intervento su queste lettere autografe della Lucrezia Borgia. Prima di tutto facciamo una spolveratura superficiale del documento utilizzando la gomma Wishab, quindi sulla superficie noi sgommiamo così per togliere la polvere superficiale. Dopodiché dobbiamo fare dei test perché il documento andrebbe lavato, test di solubilità inchiostro, quindi prendiamo una goccia di acqua distillata, la versiamo, la mettiamo in corrispondenza di una scrittura con la carta assorbente, andiamo sulla goccia per vedere se l'inchiostro rilascia qualcosa. In questo caso non rilascia niente, quindi si può lavare. Dopodiché passiamo a un altro test che è quello del pH, quindi il pH si misura sia sulla mediazione grafica che sulla carta e con lo strumento che è il pHmetro si posa lo strumento sulla goccia e si vede con cosa la misurazione, si vede quanto è acido il documento. Dopodiché si passa al lavaggio. Per lavare noi prendiamo questo tessuto non tessuto, mettiamo il nostro documento in mezzo a due tessuto non tessuto per far sì che noi non lo manipoliamo direttamente con le mani nella vaschetta e ci dirigiamo verso la vaschetta con l'acqua distillata. Allora adesso prendiamo il documento, lo immergiamo in questa vaschetta di acqua distillata, deionizzata, si immerge il documento nell'acqua in questo modo perché deve penetrare proprio dappertutto per essere lavato, lo giro anche perché quindi girando prendo i due remei che mi permettono di movimentare la carta nell'acqua senza rovinarla. Dopodiché passiamo a questo foglio, questa carta qui che è stata già lavata. Dopo questo trattamento noi andiamo a fare il rinsaldo, quindi tiro via la prima parte di tessuto non tessuto, il rinsaldo che dà consistenza al foglio bagnato e gli metto su una colla che è il tilose, ha una percentuale bassa del 2%, mi dà il rinsaldo, quindi io la spalmo per tutta la superficie in abbondanza perché tenendolo inclinato il documento perde l'eccesso. Questo trattamento dà alla carta la sua consistenza originale, come vedete. Tiro su questo remei perché mi tiene isolato il sigillino, perché queste lettere hanno anche un sigillo. Così, do una passata anche al sigillo. Dopodiché la prendo sempre col tessuto e la metto sulla rastrelliera per l'asciugatura. Dopo il lavaggio e l'asciugatura noi dobbiamo preparare il documento al restauro. Cosa vuol dire? Vuol dire trovare la carta giapponese e il velo giapponese dello stesso spessore di quello dell'originale e ci avvaliamo di questo mezzo che si chiama spessimetro. Dopodiché, una volta che abbiamo trovato la carta giusta, prendiamo un bisturi e poi si scarnisce. Cioè, cosa vuol dire scarnire? Vuol dire tirare via la carta giapponese che non serve e lasciare quella che serve, cioè quella dalla parte della lacuna. In questo modo proprio si scarnisce, vuol dire proprio grattare la parte che non serve. Questo qui. Una volta che si è liberato tutto il documento dalla carta giapponese che non serve, avremo il documento restaurato, quindi abbiamo ridato in questo modo al documento i margini che mancavano.